Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale Jewels Vapers. Io sono Enrico. Io sono Michele. E stasera vi parliamo di un aroma. Un aroma di Enjoy Svapo, il Kentucky. Allora, viene distribuito in questa confezioncina dove all'interno c'è questa bellissima bottiglietta, sembra un mignone di whisky, il souvenir. Esatto, in vetro è molto molto carina, il packaging è fantastico. Questo è un aroma, è un estratto di Kentucky, ha il pregio di essere davvero molto chiarificato, quindi di sporcare davvero 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 molto poco il cotone. Il sapore di conseguenza adesso poi lo andremo a provare. La particolarità è che rispetto alla maggior parte degli aromi che vengono dati in boccetti da 10 ml, questo boccettino molto carino è da 20 ml. 20 ml per un prezzo che gira intorno alla decina di euro. Io l'ho trovato dai 12 agli 8 euro a seconda del tipo di shop dove l'ho cercato. Beh, diciamo, più che meno, insomma. Diciamo, su questa però quindi possiamo dare una media intorno ai 9-10 euro. Ecco. Quindi non è eccessivamente caro dal mio punto di vista. Adesso andiamo alla prova di svapo e tiriamo un po' le nostre considerazioni. Esattamente, esattamente, a tra poco. Eccoci alla prova di svapo, ragazzi. Dispositivo molto importante. Sì, allora lo svaperemo dentro uno Speed Revolution Mini di Luca Creation, montato su un Areo LPSL di Areo Monster, insomma qui l'ho coverizzata, diciamo, però la box immagino che lo conosciate meno di tutti. Chi l'Areo non la conosce nessuno. Scherzo. Allora, diamo una sconcatina. La batteria ovviamente sarà scarica, perché figuriamoci. Vabbè, basta sentire il sapore. Allora, voglio ricordare che il liquido io l'ho preparato circa 20 giorni fa, più o meno, e l'ho fatto al poco più del 15%, perché essendo un boccetto da 20 ml, io ho fatto 120 ml, quindi ci ho messo 100 ml di base più i 20 qui, quindi è un 15 qualcosa per cento fondamentalmente, ok? Allora, non mi esprimo perché... Allora, qui è gradevole, cioè, a sentirlo così, diciamo, da esterno, proprio provando direttamente a svaparlo, però vediamo. Vai, io mi esprimo dopo perché non voglio... È molto leggero. Molto leggero. Per essere fatto al 15%, in effetti è comunque leggero. Io premetto che non sono abituato a svapare tabacchi, ho smesso più di un anno fa, avevo fatto un periodo che svapavo in tabaccheria, poi ho smesso e adesso svapo solo qualche fruttato e dei cremosi. Ti dirò, è molto leggero. Rispetto a tabaccheria, Blanfield, possiamo anche dire, è un Kentucky per me un po' blando. Cioè, non ha un gusto deciso, è un gusto un po' blando. Sì. Non so il perché. Allora, me ne sono accorto anch'io. Allora, sì, il liquido, come dicevo, è fatto circa 15% su base 50-50, ok? Zero nicotina. Anche io lo trovo un po' leggero, tornassi indietro lo farei almeno al 20%. Sì. Che tenete conto che farlo al 20% poi la cosa allora risulta non essere tanto economica, perché se poi dopo facciamo i conti tirando sulla percentuale, però esatto. Il sapore a me piace in generale, per carità, rispetto a altri tabacchi che a me mi sembra di svapare del portacenere. Sì, no, in effetti è vero, se magari voi siete, sai, i tipi che dite mi seguo di generare ogni giorno, voglio comunque un aroma
che mi dà quella sensazione, almeno alquanto leggera, di Kentucky, perché si sente di Kentucky, dai. Magari lo potete prendere perché non vi sporcherà la coil come farà una tabaccheria. Però, cioè, provatelo, ecco, magari a noi può piacere, a voi non può piacere, chi può piacere di più, chi può piacere di meno. Non è male, è un po' blando come sapore, però, ecco, potrebbe essere un ottimo all day, perché non sì. È proprio stucchevole come sì, ecco. Se a qualcuno piace svapare tabacco tutto il giorno, questo lo consigliamo, perché come all day, in effetti, secondo me, è un buon tabacco. Sì. Se uno, come in realtà faccio io, tutto il giorno svapa altre cose e si vuole fare la svapata di tabacco dopo il caffè o dopo il grappino alla sera, allora forse è meglio qualcosa di un po' più caldo. Io, cosa che comunque sente, esatto, che ti dà sapore. Io sinceramente questo proverò a rifarlo anche al 20%. Io non penso che cambierà così tanto. Non so se ci basterà. Sì, non penso che possa cambiare così tanto. E fare un liquido oltre al 20%, sinceramente, secondo me non ha molta logica. Nel senso. Sì, secondo me anche. Secondo me dal 15 al 20 non cambierà nulla. Fondamentalmente noi, come all day, se uno piace svapare tabacco come all day ci può stare. Come tabacco serale da meditazione, diciamo, con col caffè piuttosto che con la mazza caffè, allora è meglio svapare proprio quella legna bruciata di tabaccheria, forse è la miglior cosa, ma questo no, questo durante il giorno sì, ma grappa, come dice, il grappa, birra, caffè, alcolici, sono alcolici. No, rischiate veramente di non sentire. Dimenticato. Ok, ragazzi. Ragazzi, alla prossima. Vedrai che questo è tutto. Alla prossima. Ciao. Ciao.